La CNA della provincia dell'Aquila attiverà il centro di ascolto Valore Donna contro la violenza fisica e psicologica subita dalle donne, pressioni sul lavoro e in famiglia. Un centro di ascolto in cui, oltre a raccogliere le testimonianze di donne sottoposte a soprusi di qualunque genere, si applica una terapia importante, quella di seguire un percorso riabilitativo che porti le vittime ad avviarsi nel mondo del lavoro, mettendo in piedi un'attività imprenditoriale artigianale per riconquistare dignità, fiducia in se stessi e autonomia economica. Ad annunciare l'iniziativa è stato il direttore della CNA della provincia dell'Aquila, Agostino Del Re, durante la serata conclusiva della manifestazione Valore Donna. L'intento è quello di dare nuova speranza a donne vittime di violenza, sia fisica che psicologica, di mobbing sul lavoro e di altre situazioni di dolore che le hanno portate sull'orlo del baratro, spiega Del Re, facendole realizzare in alto come imprenditrici. Questo è il progetto che la CNA intende trasferire anche sul piano nazionale. La media in Italia dice infatti che la media delle imprese in rosa oscilla tra il 30 e il 35% nel settore artigianale. Una fetta elevata che testimonia il valore delle donne, come recita lo slogan della manifestazione. Un grido di dolore che si trasforma in speranza e supporto concreto per il futuro.